Signore e signori, un attimo d'attenzione, è arrivato il momento che molti e molti di noi stavano aspettando. In un faccia a faccia con Enrico Marchetto e per la prima volta a Trieste c'è Cristina Fogazzi, ovvero l'estetista cinica. Benvenuta. Beh, direi Trieste sulle mani. Sì. Che roba. Grazie. Che emozione. Anche per me, credimi. E, ascolta, io e te abbiamo un patto, nel senso che prima della fine di questo momento insieme dobbiamo parlare dei punti Fagiana. Madonna, sì. In qualche modo dobbiamo smarcarcela, ok? Bene, perché parleremo dei punti Fagiana. Così disintermediamo, parliamo direttamente al pubblico. Sì. Quindi forse verso la fine vediamo. Quando vai, Enrico? Vediamo. Io sono ormai su questo argomento preparata. Credo anch'io, sono credo preparata. Anch'io. Credo so. Anch'io. Senti, io volevo andare immediatamente al dunque, perché quando, ovviamente provenendo dal mondo del marketing, estetista cinica e Veralab, ovviamente sono un argomento di discussione molto molto frequente, e si parla di come è nato questo successo, e spesso mi viene da pensare che estetista cinica abbia, lato marketing, lato mercato, abbia coperto un buco di mercato. Un buco di mercato nel mondo delle beauty che, dal nostro punto di vista, è quello del dire la verità. Cioè, in un mercato profondamente, come dire, falso, cioè nel senso nel mostrare le cose, cioè si spalmavano la crema anticellulite persone, donne che non avevano la cellulite, tu improvvisamente sei arrivata a dire la verità. È un'interpretazione sbagliata? Allora, è difficile quando stai dalla mia parte capire che cosa ha funzionato. Mi piacerebbe dirvi che ho fatto una ricetta in casa e poi l'ho proposta a qualcuno, ma non è così. Io ho fatto delle cose che hanno funzionato e ogni tanto anch'io mi chiedo, ma perché hanno funzionato? E, il mondo del beauty era un termine che io odio. Aspirazionale, che cosa vuol dire aspirazionale? Ce lo spiegheranno i marketers, aspirazionale. Anche quando ci sono i brand che vogliono proporre qualcosa, dicono vogliamo un profilo aspirazionale. Ho una notizia, ragazzi, in questa sala, il mio profilo non è aspirazionale. Quindi tutti i brand quando vogliono un profilo aspirazionale non chiamano me. Perché aspirazionale sono quelle che ti fanno vedere una vita molto bella, tutta perfetta, una ventenne che si mette la crema antirughe, una ragazza taglia 38-40 che si mette la crema anticellulite, quella roba lì è aspirazionale, cioè tu vedi questa cosa e pensi che comprando quel prodotto lì sei parte di questo meraviglioso mondo in cui tutto è perfetto. La verità è che io ho cominciato a fare questo lavoro e non avevo i soldi per pagare nessuna modella taglia 38 che si spalmava la crema anticellulite, quindi c'ero rimasta io per spalmarmela e le ragazze del mio centro estetico che sono delle tizie normalissime. L'altra cosa che ti posso dire e che credo che invece sia la chiave, un po' la soluzione. Io ho lavorato 15 anni nelle cabine di un centro estetico e ho fatto la ricerca di mercato, credo più grossa che sia stata fatta, sull'universo femminile, senza saperlo ovviamente, nel senso che quello che era il mio modo di approcciarmi con le persone che stavano sdraiate su un lettino a lamentarsi della loro pancia, guarda, Cristina mi è venuta la pancia, guarda qua mi sta crollando il ginocchio, cioè, io le donne le conoscevo bene, molto meglio di qualsiasi marketer assunto da una multinazionale del beauty, perché le avevo viste per 10 ore al giorno, per 15 anni della mia vita. Forse quello mi aveva dato una capacità di parlare alle donne che era diventata innata, cioè non è una cosa che ti studi, dico questa cosa perché funziona, io facevo questa cosa. I social mi hanno dato modo di farla, anziché
dentro la cabina estetica con un pubblico più ampio, probabilmente quella comunicazione lì funzionava. E l'altra fortuna che io dico sempre di aver avuto è che non lavoravo per nessuno, nel senso che se io avessi proposto a uno di questi brand aspirazionali di fare quello che ho fatto io, mi avrebbero detto sei pazza, ah non possiamo, è cheap, non lo so, metteteci un aggettivo che volete voi, non funzionerà mai, bisogna far vedere il bello e convincere le donne che comprando questo vasetto di crema compreranno anche un pezzo della bellezza del composé che gli stiamo proponendo. Ma in un contesto come questo, parole ostili, quel brand aspirazionale no, ma devi proprio dirlo, aspirazionale. Aspirazionale. È un po' ASMR, sì, aspirazionale. Sì, 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 sì. Manca la vocazione. Aspirazionale. E in un contesto come quello, il brand era davvero ostile, nel senso che lavorava su un'idea di patologia, di malattia. Quando hai cioè, di patologia della cellulite, la cellulite è trattata come una malattia. Qual è stato il momento in cui cioè, sentivi questa ostilità, sentivi questo, oltre all'aspirazionalità, e al contesto in cui sei nata, che in cui ci hai magari riflettuto dopo, ma lo percepivi un clima ostile verso le donne che hai imparato a conoscere o te ne sei accorta più tardi? No, ma assolutamente sì, io credo che questa maniera di proporre la bellezza sia estremamente ostile, perché le donne non sono quella roba lì che vediamo sui giornali, cioè possono essere anche quella roba lì, ma in una piccolissima parte. E questo è un modo per escludere tutta l'altra parte. È un modo, al netto di parlare di cellulite come patologia o non come patologia, ma il problema è che parlavano tutti di cellulite e nessuno faceva vedere, per cui la cellulite era questo grande spettro nominato, ma mai visto. Chi ha mai visto una foto su un giornale di una con la cellulite? Cioè, era, hai presente, the elephant in the room, tutti, cos'è la cellulite? Nessuno l'aveva mai vista, si sapeva solo che a un certo punto dell'anno ti dovevi spalmare roba sulle cosce per togliere una cosa che chiamavi cellulite, ma che nessuno aveva mai fatto vedere perché non era abbastanza, carina da far vedere. E sì, e questo, l'inadeguatezza sempre perennemente, cioè io... persino in profumeria ti senti inadeguata, no? Entri e ti trovi in questo mondo luccicante con queste foto di donne bellissime e tu entri, vuoi una crema per il viso perché magari hai l'acne, perché magari hai le rughe ed è escludente questa cosa, non è per niente inclusiva. Sai Enrico quante persone mi hanno detto di aver paura, cioè non andavo dall'estetista perché avevo paura del giudizio dell'estetista, cioè mi mandano le foto dei sedere su Instagram, probabilmente sono riuscita a costruire un rapporto di fiducia visto che mi mandano le foto in mutande su Instagram e spesso mi dicono sai vado dall'estetista, mi guarda come con questa si potrà fare qualcosa. Ecco, cioè capisci? Quindi io diciamo che ci sentiamo così inadeguati, soprattutto le donne, e questa è una cosa che ci tengo molto a dire, sempre così caricate di aspettative, devi essere brava, una volta devi almeno fare la donna di casa, avevi chiuso lì il tuo concetto di aspirazionale, adesso devi essere donna lavoratrice ma anche madre ma anche impastatrice di pane fatto in casa possibilmente col lievito madre che tu stessa accudisci tutti i giorni dandogli da mangiare. E al contempo devi essere anche ecologica, devi certo. Saper fare perfettamente la raccolta differenziata, ammettete che voi non lavate i contenitori della plastica prima di buttarli via male, ragazze malissimo. Cioè devi fare tante di quelle cose, tutte contemporaneamente, e in più, in tutto questo, devi essere bella, devi essere magra, non devi invecchiare, non puoi dire che hai le mestruazioni. Perché no. Se dici che la mestruazione sviene qualcuno in sala, ragazze le ho appena finite, io non sono andata in menopausa, ho avuto almeno questa... Se dici menopausa, forse viene giù un pezzo di muro da qualche parte, che un'altra volta non si può menopausa, non so, forse facciamo prima dire una parolaccia che dire menopausa su un palco. Qualcuno ha mai detto menopausa in un contesto aspirazionale? Ma non è ostile, menopausa. Ma menopausa peraltro capita pur
purtroppo a tutte, insomma, non so come dirti, come le mestruazioni esistono, come la cellulite, ma non ne parla nessuno, sono sempre quell'elephant in the room. E c'è tutto questo carico sulle nostre povere e tenere spalle. Adesso, una volta si faceva, io quando ero ragazzina facevo ginnastica, adesso bisogna allenarsi. Workout. Adesso c'è tutti allenata in palestra. Io avevo le videocassette di Jane Fonda, non so se c'è qualcuno in sala che è abbastanza vecchio da ricordarsi le videocassette di Jane Fonda, e c'era l'aerobica, quella roba tremenda con gli scaldamuscoli. Adesso bisogna fare il workout, sì, allenarsi, sì. Quindi non ti puoi un po' inchiattare, e cardio, perché sei in premenopausa, cardio. Non ti puoi inchiattare. Inchiattarsi è vietato, che ci sia proprio un articolo della legge che vieta di inchiattarsi, un po' invecchiare. Non è sostenibile questa cosa. Cioè, ogni tanto vorrei dire fermate il treno, perché ci schiattano queste povere donne. Non è sostenibile, a voi non lo chiedono tutto questo. No, assolutamente, certo. A voi non lo chiedono, il vero privilegio vostro è che a voi vi chiedono di essere realizzati professionalmente e di portare giù la spazzatura. Al massimo. Senti, beh. Di solito la portano giù gli uomini la spazzatura, mi confermate? Confermo al 100%. Di solito i grandi compiti della casa, voglio dire. A noi chiedono, potete invecchiare, potete mettere sulla pancia. Possiamo anche perdere i capelli. Potete, ho notato, cioè, peraltro grazie. Perdono i capelli e poi si fanno pure le leggende sul pelato, che ha tanto testosterone, sì, diventa pure una roba figa, no? Ci hanno creato l'alibi. Hai capito, che hanno perso i capelli, c'è una narrazione, ci sono due narrazioni completamente diverse. Le rughe, gli uomini sanno le rughe, se ne è mai fregato qualcuno su un uomo, ti sei mai posto il problema, mi sta cadendo la faccia, che è una delle frasi che dopo i 40 una si guarda e dice mi sta cadendo la faccia, proprio la frase che ti viene, la vedi proprio che sta franando. Guarda, io un po' Braccobaldo mi sento, devo dire, sì, però meno intenso. Capisci, certo, questa cosa della faccia che cade. Io vedo su Instagram, non so se stanno uscendo anche a voi, quelle con i cosi tensori che bisogna mettere dietro le orecchie. Sì, sono sempre donne che si tirano sulla faccia. L'avete mai visto fatto con la faccia di un uomo? Perché non è importante che a voi cada la faccia, invece la nostra deve stare su, contrariamente a qualsiasi legge della gravità. Cioè, a un certo punto la faccia cade, ragazzi, mettetevela via, cosa bisogna fare? E senti, ma hai portato un po' di ecologia e non ostilità nell'ambiente? Cioè, questi brand aspirazionali ti sono venuti un po' dietro nel corso del tempo? Hanno cambiato questo atteggiamento o l'ostilità continua? No, allora, sì, no, lo stanno cambiando tutti, perché poi dopo aspirazionale, adesso aspirazionale si usa più, adesso bisogna essere inclusivi. Certo. Adesso, seconda parola del giorno è inclusivi. Quindi adesso chiunque faccia una pubblicità cerca di mettere dentro più tipologie di corpo possibili. Forza. Detto questo, io credo che il pubblico sia ormai anche abituato a capire quando questa è una mossetta, un po' di marketing, che dice ok, hanno voluto fare quelli inclusivi. A volte è un po' sfacciato, nel senso che fino a ieri mi hai fatto vedere una roba e adesso io sono nata così. È chiaro che la credibilità che ho io è un po' diversa rispetto al brand che fino all'altro ieri ti faceva vedere una ventenne, adesso ha deciso che può mettere una di 35 anni per la crema antirughe, che è il massimo della raggiungibilità. O il brand che ha sempre messo la modella magrissima, che adesso ti mette una taglia 42, che per la modella è considerata curvy, c'è questo nuovo termine curvy. Però io credo che il consumatore dall'altra parte lo veda un po', certo, che è una mossa smaccatamente di marketing. C'era Tommaso Labranca che diceva che il trash fondamentalmente è sempre un'imitazione mal riuscita. E quindi, ma non è l'imitazione mia, è che quando cavalchi un po' il sentimento del tempo, e però quel sentimento lì non era il tuo, semplicemente c'è uno del marketing che ti dice no ragazzi, dobbiamo essere inclusivi e green. Green, sempre green, dobbiamo essere inclusivi, dobbiamo essere green. Consumatore dall'altra parte, sei un brand che c'è da tanti anni, sa un po' la tua storia e certo, lo vede che stai cavalcando la tendenza del momento. Io non avevo una storia, ho potuto scriverla così da subito. È bello non avere una storia a volte, cioè ti dà un sacco di possibilità. Ah, certo, ma infatti la cosa interessante nel tuo caso è che molto spesso, anzi la maggior parte dei casi, il cosiddetto marchio, il prodotto è spesso calato dall'alto, e invece nel tuo caso prima è arrivata la fiducia, sì,
E poi è arrivato il prodotto. Sì. E quindi prima ha instaurato, ed è una cosa totalmente inedita, ecco, a me piacerebbe che parlassi di questo rapporto fiduciario che hai tessuto nel tempo, quando hai cominciato, come è evoluto, a che livello di fiducia siamo arrivati, visto il recente caso, appunto, cheat dei punti Fagiana. Allora, quando io ho cominciato a stare sui social non avevo nessuna intenzione di fare una linea di prodotti, quindi semplicemente avevo un blog in cui raccontavo, cioè, abbiamo anche dovuto togliere poi dei post, rivederli, perché consigliavo i prodotti degli altri, perché io non avevo una linea di prodotti, e quindi semplicemente cercavo di spiegare quali erano un po' le cose vere e quali erano un po' i falsi miti, no, del mondo del beauty. E un po' l'ho fatto sul blog, un po' l'ho fatto con dei video che trovate su YouTube che sono raccapriccianti, perché eravamo arrivati in quel momento, bisogna fare i video, tipo adesso bisogna fare i reel, bisogna andare su TikTok, sai, quelle cose lì, no? Cioè ogni giorno hai, cioè, ogni giorno hai una missione diversa. Bisogna fare qualcosa, e c'ero sempre solo io, quindi facevo sempre tutto io. E si è creato questo rapporto di fiducia, perché in effetti nessuno ti aveva mai, insomma, spiegato le cose bene. Innanzitutto perché spiegare alcune cose bene vuol dire rinunciare a una parte di marketing, cioè dirti che, nel senso che dire che una cosa non serve vuol dire che probabilmente non te la potrò vendere, visto che ti dico che non serve. Però sai, all'epoca io non avevo nessuna intenzione di fare la linea di prodotti, poi quando l'ho fatta per il mio centro estetico ancora non c'era il progetto di vendere online, è stato veramente un caso. E quando ho cominciato a venderla online, le persone all'inizio veramente compravano tre cose. E poi da sola, lei, poverina, si è anche un po', insomma, grazie al prodotto, grazie a una serie di cose, ha cominciato a crescere pian piano con quello che si chiama passaparola. Infatti la cosa più impressionante, guardando tutte le testimonianze, sono le recensioni. Sì. Cioè, penso che tu abbia più recensioni di TripAdvisor, è una cosa... Sì, ne ho davvero tante, noi facciamo anche in modo di favorire... Stimolarle, ovviamente. Di stimolarle, però ne abbiamo sempre avute tante fin dall'inizio, perché era diventata un po' quella cosa per cui tu conoscevi questa cosa che gli altri non conoscevano, per cui eri anche fiera di aver trovato un brand che gli altri non conoscevano, che era diverso... Conoscevi la faccia di quella che stava facendo queste cose, io spiegavo come usarle... Che detto adesso ce ne sono mille, uno dice vabbè, cosa hai fatto di strano? Se andiamo indietro di 7 anni non era così. Mi togli una curiosità, bravissimo. Io ho una curiosità mia che è veramente, esistono altre estetiste ciniche nel mondo? No. E questo è sensazionale come cosa. Non è, allora, adesso volendo fare tagliarla proprio spessissima, ci sono un sacco di brand beauty nativi digitali, perché credo che negli ultimi 4 anni sia un trend super cavalcato, ci sono un sacco di brand beauty di celebrities, cioè persone famose che fanno un brand beauty, apro e chiudo una parentesi, è molto facile fare un brand beauty per quello che fanno un brand beauty e non fanno un brand, certo, di vestiti, perché vestiti, fitting dei vestiti, le taglie, una crema idratante, è molto più facile andare da un produttore e farsela fare, così come i profumi, beauty profumi, facile, cioè voglio metterci il nome sopra, è una cosa molto più facile che fare una collezione di moda. E, però un caso come il mio, guarda, la cosa più simile può essere Glossier negli Stati Uniti, che viene dal blog di lei, che si chiama Into the Gloss, però lei, insomma, è proprio una storia diversa, cioè stiamo parlando di una nata super bene, che intervistava le celebrities, che faceva queste cose super cool e che è partita con i soldi, cioè sono partiti con, mi sembra, $2 milioni e hanno detto facciamo questo brand beauty. Io sono partita mettendo sottovuoto con la sottovuotatrice e il prosciutto, cioè non è proprio la stessa cosa. Cioè, fattura anche di più di me, viva Dio, però. È anche un altro mercato, ecco. Sì, è anche un altro mercato. Hanno avuto un problema, tra l'altro loro durante la pandemia hanno avuto un problema, adesso hanno fatto un aumento di capitale, insomma hanno avuto una storia, però la cosa più simile è quella, perché non la ritengo una cosa, la cosa mia simile al beauty di Rihanna, cioè mi piacerebbe tantissimo essere Rihanna, però va constatato il fatto che io non sia Rihanna. No, meglio io direi. Non sono Rihanna, questo mi sembra che ce lo possiamo portare a casa questa giornata.
Senti, ma sempre tornando al nostro filo conduttore, tu sei stata pesantemente, cioè la stampa in questo, nell'ultimo tempo non vedeva l'ora di intermediarti con, sono usciti, credo non ci sia stato nessun giornale nazionale che non se ne sia occupato. L'Osservatore Romano. Sempre sia lodato. Credo sia l'unico, ho fatto una piccola ricerca personale. E a questo proposito, il ruolo che ha avuto la fiducia in questo caso, cioè la fiducia con la tua comunità, community, anzi, come direbbero, sì, esatto. Ma tu le chiami più giustamente fagiane. Allora, questa cosa è stata incredibile, devo dirti, oggettivamente incredibile. Va anche detto che, cioè, sui giornali è stata raccontata una cosa che poi non è esattamente quella che era successa, cioè nel senso che le mie ragazze sono state, le mie ragazze e i miei ragazzi che insomma acquistano da me, sono stati meravigliosi, c'è gente che ci ha ridato i soldi, insomma, poi glieli abbiamo ridati perché non potevamo tenerli. Però, cioè, insomma, è vero che leggevo che ti hanno fatto il bonifico per sì, ne abbiamo ricevuti tanti, sì. E ci hanno scritto delle cose pazzesche, però è anche vero che, cioè, la cosa sorprendente è stato poi il racconto un po' distorto, no, che è stato fatto di questa cosa, ripeto il termine causato, è stato un merdone, e siamo tutti d'accordo sul fatto che abbiamo fatto un merdone, però, cioè, non c'era la truffa dietro, cioè quei punti sono sempre stati accumulati per avere accappatoi, non per avere soldi. Cioè, a un certo punto una persona che aveva accumulato dei punti per avere accappatoi, tazze, magliette, gli è stato detto puoi anche convertirli in denaro. Noi abbiamo sbagliato la valorizzazione per 15 giorni. Cioè, non è che tu era 2 anni che compravi da me perché pensavi di avere un cashback, tu pensavi di avere gli accappatoi. Cioè, quindi le persone hanno detto ok, va bene, a un certo punto ci hai detto che diventavano soldi e hai sbagliato i conti, ma io in realtà avevo comprato i prodotti e i punti li avevo tenuti via, pensavo fossero accappatoi, non soldi, quindi dov'è il problema? Cioè, beh, però dove l'hanno raccontato sulla stampa invece sembrava che io avessi dato per promesso da sempre un cashback economico e a un certo punto l'avessi cambiato, però non era così. No, chiaro. Cioè, che poi noi abbiamo sbagliato i conti, che poi potevamo lasciare gli accappatoi ed eravamo tutti più sereni oggi, ma il mio direttore generale ci fa la paranoia dei 5 capannoni di accappatoi. No, ragazzi, cioè, in questa storia c'è una parte di crescita che noi non consideravamo, perché a un certo punto il regolamento della raccolta punti aveva una valenza annuale. A un certo punto qualcuno in azienda, siccome uno sbatti depositare il regolamento, ha detto ma facciamolo che vale 3 anni. Facciamolo che vale 3. Tutti hanno detto ah sì, che bello, così tutti gli anni non dobbiamo rifare questa cosa. Solo che in 3 anni noi siamo passati da 27 milioni a 61 milioni di fatturato. Considerate un punto ogni 10 euro e calcolate quanti punti. Cioè, a quel punto lì cosa fai? Cioè, fatto il conto del monte punti che avevi in giro, convertito in accappatoi? Cioè, capisci che, cioè, io la raccolta punti fagiana l'ho cominciata quando spedivo la roba dal centro e volevo farla coi punti che si tagliavano e si appiccicavano sulla schedina come le robe del Mulino Bianco. Cioè, partita così. Quando eravamo grandi, che fatturavamo 300.000 euro, ci siamo trascinati, a un certo punto facciamo un regolamento che vale 3 anni, arriva il Covid e noi triplichiamo il fatturato. Tu quando il regolamento vale, non è che puoi dire a un certo punto, no signori scusate, io adesso basta, non do più i punti a nessuno, perché stiamo fatturando troppo, non sappiamo cosa fare con gli accappatoi. Cioè, non puoi, perché il regolamento vale 3 anni, solo che veramente pensate da 27 milioni a 61. La raccolta punti scade il 31 maggio dell'anno prossimo. Quanto avremo fatturato ancora? Fate un punto ogni 10 euro, avete il conto dei punti fagiana che ci sono in giro. Capite che a un certo punto la conversione in accappatoi poneva la questione accappatoi in una situazione. Cioè, sente che invece di depositare in banca deposita nei punti fagiana. Ma ragazzi, capisci che a un certo punto è stato veramente e adesso cosa facciamo? Certo. E adesso cosa facciamo? Però lì hai scoperto che di avere un livello di fiducia assolutamente enorme. Ho anche un sacco di accappatoi, ragazze. Sì, sì, sì. Cioè, volevo... Dovremmo avere... Chiedo alla regia, dovremmo avere un ospite sul palco, se non vado errato. E quindi... Arriva la sedia e arriva il microfono. La sedia sarà per me, ovviamente. Che sedia, la poverina. Cambierò immediatamente...
Postazione. Che ti si mette la giacca prima di salire, mi fa sto volando nell'impero che bello uranico. Un po' Matrix, no? Come... Sì, sì, che bello vedervi. Grazie. Per la prima volta! È una grande novità! Benvenuta, Katie La Torre, grazie mille. Bene, adesso è il momento scomodità, comodità del poltrone, ma scomodità dell'argomento, perché il filo conduttore di queste giornate, cioè credo che se dovessimo fare il cloud delle parole più utilizzate in assoluto, la parola più utilizzata è stata polarizzazione, cioè con vari modelli, simulazioni di modelli, in tutte le salse. Nel tuo contesto, entrambe non siete immuni alla polarizzazione, nel senso che avete una base di consenso e una piccola base di hating. Solo un attimo dicendo, prima di farmi la domanda che veramente mi interessa, il vostro rapporto con l'hater nell'ambito della comunità, e poi vi chiederò una cosa probabilmente scomoda. Allora, Katie è brava, io non sono bravissima. Tu li cazzi forte. No, allora, io faccio proprio un po' fatica. Cioè, nel senso che, secondo me, poi è un po' diversa la questione, nel senso che lei si espone molto su temi molto polarizzanti. Io tutto sommato faccio creme, ogni tanto dico cose, però... fondamentalmente faccio creme, mi sembra di avere anche un atteggiamento accogliente verso le donne, cioè quando vedo quella che si prende proprio il disturbo di venirmi a scrivere sotto un post che sono grassa, piuttosto che, cioè no, non che questa cosa mi fa, però veramente dico, ma perché? Cioè vorrei andare a casa a dirle, adesso mi spieghi tu nella tua vita, cioè io non so, ho l'atteggiamento meno giudicante del mondo verso le altre donne, perché tu mi devi scrivere questa cosa? O che sono vestita male, che è una banalità, e mi lascia sempre un po' interdetta, hai capito? Se dovessi scannarmi su Salvini, capisco che possiamo avere idee diverse, ma scannarsi perché scarpe, se mi stanno bene o male le scarpe, mi sembra veramente una roba, chi se ne frega, le ho messe io, ho fatto male a qualcuno, no? E quindi questo mi sta quasi più antipatico, l'odio della superficialità, che è una cosa che io mal sopporto, piuttosto che quello motivato, nel senso che ti parla di tematiche talmente importanti che qualcuno che non è d'accordo con lei ci sta, poi dopo i toni non va mai bene, però capisci, a me, cioè mettere un casino sul fatto che un vestito mi stia bene o mi stia male, ma veramente. Tra l'altro ricordo in una conversazione privata che abbiamo avuto che tu mi hai svelato che comunque ti lascia un po' traccia in te later, cioè ti lascia... sfattiamo questo mito in tutti. Cioè adesso, ma non in me, ma pure in Chiara Ferragni, a nessuno gli piace leggere certe cose. Ho capito che poi razionalmente dici cosa te ne frega se Brocca 82 t'ha scritto che stavi di merda vestita così. E sì, razionalmente anche tu dici io questa non la conosco, non l'ho mai vista, forse non la vedrò mai nella vita e se ci fossimo mai viste magari ci stavamo anche antipatiche. Però come fa a non darti fastidio? Cioè ogni tanto reggo delle robe su di me... che dico, certo che ci rimani male, ma ci rimani male, ti cambia l'umore, cioè se sei, sempre le mestruazioni prima, se sono quei meravigliosi giorni in cui già ti vedi benissimo peraltro, e questa ti scrive sotto le peggio cose, poi tu ti chiedi per cosa ti ho fatto, ci conosciamo, ti ho fatto qualcosa. Cioè, certo che lascia traccia, poi non so in che, ma certo che sì, ma come fai a fare, come si può pensare, cioè non è che quando tu apri un profilo Instagram, la risposta più bella, ma sei un personaggio pubblico, non è che col patentino di personaggio pubblico, qualsiasi cosa esso voglia dire, ti danno anche la pillola per diventare insensibile alle cattiverie che ti dice la gente, cioè sei solo una... di voi che siete sedute sulla sedia, ho fatto una roba e mi seguono in tanti su Instagram. 7 anni fa sarei seduta sulla sedia con voi, cioè a voi non vi è capitata questa cosa, ve ne sono capitate altre, a me è capitata questa cosa qua, faccio anche fatica a capire come mi è capitata, ma non è che mi è cambiata la sensibilità. Se mi dici che sono un bidone dell'umido, non è che dico, vabbè, ma sì, mi ha detto che sono un bidone, ok, ma sì, ma mi ha detto che sono un bidone dell'umido. Cioè, sono uguale alla persona che mi sta scrivendo, faccio veramente fatica, cioè ripeto, lo trovo addirittura più sensato se andiamo a parlare di temi caldi, perché allora va bene, io ho un'idea, tu ne hai una, scontriamoci.
Allora, intanto vi chiederei di fare una foto, perché io e Cristina siamo state insieme ovunque, ma questa è la prima volta che siamo insieme su un palco. Quindi una foto per immortalare il momento. Siamo state insieme praticamente anche al Polo Nord, ma mai su un palco. Posso dire una cosa? Posso dirti una cosa? Facciamo una riflessione collettiva. L'altra cosa che mi manda ai pazzi è che in qualsiasi caso, quando nella discussione è coinvolta una donna, ti devo andare sempre della cessa. Sempre. Cioè, a un uomo? No, perché questa roba... Cioè, io ho letto delle cose che scrivono a Katie, che io li volevo andare a picchiare a casa io. Ho detto, dammi l'indirizzo, io adesso vado a menare. Però, allora, se tu discuti con uno su Instagram, su Twitter, dove vuoi, di qualsiasi questione, non è che a un certo punto ti scrive brutto cesso, ma fa anche ridere, cioè, se vi pensate a due uomini che discutono, e uno che ha un certo... o un uomo, una donna, e l'uomo che a un certo punto gli vengo a dire bidone del lumido, non glielo diranno mai a un uomo, sempre noi! Allora, non è possibile, tutte le volte arriva il punto in cui sei o cessa o grassa. Perché grassa pare che sia proprio, cioè grassa è l'abominio. Una volta chiesi a Luciana Castellina, ma quando è che raggiungeremo nella politica la parità tra uomini e donne? E lei mi rispose, quando se hai detto una stupidaggine non ti diranno troia o brutta cessa, ma ti diranno hai detto una stupidaggine. Mi pare... L'applauso va a Luciana Castellina che... Direi. Voce. Direi. Però volevo dire una cosa, un altro grande mito da sfatare è che l'odio faccia male anche a chi lo proferisce. L'odio fa male a chi lo riceve prima di tutto. Sì, è come quella dei lasciati, sta male anche chi lascia, ma non diciamo... Cioè, esatto, cioè è un po' così, sta male anche chi lascia, no, sta male veramente chi, prima di tutto chi è lasciato. Allora, l'odio, pensate che... 2 mesi fa mi hanno chiamato, è uscita la 6ª mappatura dell'odio online e mi ha chiamato una tua collega giornalista e mi ha detto «Ah, sei tra le più odiate della rete!» E io «Vabbè dai, pensa se ero tra le più odiose, molto meglio essere tra le più odiate!» Sono la 6ª più odiata, il che non significa odiata in termini di... diciamo odiosa, significa vittima di ovviamente hate speech. E la cosa che mi colpisce è che veramente l'odio in rete o in generale l'odio attraverso le parole abbatte il merito delle cose. Cioè vorrei che una persona mi dicesse guarda non sono d'accordo, hai detto una cretinata, mai. Cioè sono sempre la lesbica di merda, la cessa, ma sei un uomo, ma è un maschio mancato. Quindi c'è anche un tema che riguarda la sessualizzazione dell'odio. Cioè le donne sono più oggetto, soggetto di odio e i commenti rivolti alle donne non riguardano quasi mai quello che hanno detto, ma la totalità delle volte, questa è la mappatura che lo dice, non lo dico io, 600.000 tweet analizzati per le donne, nel 96% delle volte riguardano le loro ipotetiche condotte sessuali, che voglio dire, cioè non c'è nemmeno l'equivalente di dire a un uomo che è un poco di buono, ma glielo diresti mai? Cioè, lo avete mai sentito dire? No, ma nemmeno qualcosa che attiene all'aspetto fisico, la condotta sessuale, cioè il fatto che si vesse in un certo modo. Quindi questo è un tema dentro il tema e quando lo sollevi sei anche lì falciata d'odio, perché la più grande, ricordatelo, la più grande questione polarizzante in Italia è la questione di genere. Io posso parlare di questioni LGBT, identità di genere, diritti delle persone transessuali, transgender, queer, nessuno mi sfiora mai, ma se dico che perfino il governo Draghi ha 8 ministre su 23, mi falciano, perché la questione di genere in Italia non si può toccare. Io questo lo ritengo, diciamo, uno stigma talmente radicato che va detto che anche le donne sono portatrici di questa sacca d'odio.
Tengo solo a specificare a Katy che non faccio il giornalista, sono una classe sociale inferiore che è quello del marketing, mi occupo di marketing, ma è ancora peggio. Quindi. Forse l'ultima domanda che un po' mi interessa proprio in quanto proprio il marketing online è un po' il mio mestiere, ma come convivete comunque con una situazione di intelligenza artificiale e di algoritmo che ci sguazza nella polarizzazione? Nel senso che la polarizzazione, lato marketing, alza la copertura, alza la visibilità, alza un contesto di delivery, si chiama, di distribuzione del contenuto. A volte non è funzionale al sistema? Domanda provocatoria che devo per forza fare. Sì, lo è. A volte lo è. Sai cos'è la cosa triste? Che non alza mai il livello del dibattito. Cioè, sarebbe bellissimo se il fatto che le questioni polarizzanti vengono tanto dibattute e quindi l'algoritmo le fa vedere di più e vengono ancora più dibattute, alzasse il livello del dibattito. Invece finisce sempre in cacciara brutta, e questo un po', poi che l'algoritmo preferisca le questioni divisive, l'algoritmo preferisce i post con cui si interagisce tanto, non è che lo sa che la questione è divisiva. Su una questione divisiva, guarda, io racconto, mi fa sempre ridere, quando sotto un mio, quando ogni tanto pubblico delle robe dove sono in mutande, che mi metto i fanghi, no? E c'è sempre quella che arriva sotto a dire che faccio schifo, e quindi poi ci sono le altre che le vanno a rispondere che è una cafona, e io penso sempre, madonna, questo post vola, guarda lei che voleva dirmi che faccio schifo e adesso mi fa fare l'engagement della giornata. Tutte le volte che io dico, ma non gliel'ha spiegato questi qua che se mi scrivono sotto che sono grassa, poi arrivano quelli che dico smettila, capisci che si innesca questa cosa qua, no, non gliel'hanno spiegato, per cui c'è sempre io che un po' ci rimango male e l'unica cosa per cui la salvo, dico vabbè dai, adesso questo post vola perché è arrivata Genio 87 a scrivermi che faccio schifo. Ma la domanda che io mi comincio a fare da qualche tempo è: ma veramente noi pensiamo che l'uguaglianza sia divisiva? La guerra è divisiva? Cioè dire che noi siamo contrari a ogni forma di violenza è divisivo? Perché se è divisivo, cioè allora io non ho più capito niente nella vita. Cioè se dire io vorrei che nel mondo ci fossero meno diseguaglianze sociali, chi ha di più deve pagare di più, lo dice pure lei che cioè, dice... Voglio dire, c'hai la stessa posizione di Bill Gates su questo, amore, te lo volevo dire. Sì, lui è un po' più ricco, mi sento di però dirvi. Però voglio dire, che cos'è divisivo? Il tema è questo, che quello che è diventato polarizzante è perfino dire dico no a... cioè la violenza, dico che una guerra nel 2022 fatta così come è stata fatta in Ucraina è una follia, non si vedeva da... Cioè voglio dire, se noi consideriamo divisivo qualsiasi cosa che è in linea anche con i nostri valori della democrazia, a me viene in mente solo Gramsci, cioè non siamo vivi se non siamo partigiani, ma che mi frega a me di polarizzare? Io la penso così e voglio poterlo dire senza che mi si dica che dire che l'uguaglianza è divisiva, i corpi sono tutti belli, è divisivo, ma divisivo per chi? No, esatto. Divisivo perché, e banalmente, se dici i corpi sono tutti belli, possiamo fare un esperimento sociale, fare un post e vedete che arriva quella che dice, ah beh sì, l'ultimo caso mi è stato quello che ha detto che la mia non era un'immagine di un corpo sano. Raga, sano, stai dando un'immagine diseducativa, educativa, perché quello non è un corpo sano, e sotto la risposta del mio nutrizionista dicendo, ma lei ha fatto gli esami del sangue? So. Letterale. Quindi, cioè, sano, un corpo è diseducativo. Cioè. Ma magari, guardate, i corpi... Capiamo, cioè, quindi... Cioè, io non penso che dobbiamo anche nasconderci dietro alla retorica. I corpi non sono tutti belli nel senso che per ognuno tutti i corpi sono belli. Cioè, per me ci sono dei corpi certo, più belli di altri, così come per ognuno, no? Ma quello che stiamo dicendo quando diciamo i corpi sono tutti belli, stiamo dicendo che le vite sono tutte degne di essere guardate
con la stessa attenzione e con la stessa dignità. Poi ci possono essere corpi che ti piacciono e corpi che non ti piacciono, ci possono essere identità conformi e altre non conformi, ma siamo d'accordo che hanno tutti la stessa dignità? Assolutamente. Che non c'è nessuno che ti può dire tu hai il patentino di poter stare al mondo e vivere una vita e tu invece devi stare 10 gradini più sotto. Cioè, se questo è divisivo, allora io sono fiera di essere divisiva. Grazie. Adesso vorrei capire con la nostra regia se c'è lo spazio per una domanda del pubblico in maniera molto autoritaria. Una. Ah, sì, una domanda del pubblico. Una. Chi si sente di avere la domanda della vita? Fate tutti i bulletti online e poi non c'è una domanda. Dai, su. La domanda della vita. Sì. E dai, vi do 3 secondi. Accappatoio in palio. Eccola, eccola. Abbiamo una domanda. Dov'è? In fondo, corridoio. Corridoio centrale. Aspetta che arriva il microfono. Può alzare la mano? Se chi non l'ha vista, madonna che... Sì, sì. Voleva chiederci se siamo fidanzate. No, è fidanzata con Paolo Stella. Se vuoi avanzare un po' meglio. Perché una donna non può mai stare con un'altra donna. È stupendo, mi hanno attribuito qualsiasi tipo di fidanzamento. Ma con te mai? Mai, è incredibile. Già. Accomodati. Non mordiamo. Ciao. Io sono un po' come il professor Marchetto che conosco, quindi vengo dal marketing. E quello che mi chiedevo è se è stressante essere voi, nel senso che siete sempre sotto i riflettori. Questa è una domanda fighissima. No, allora, posso dire una cosa che magari non vi hanno detto, ma io ci terrei particolarmente a dirla. Io, c'è stato un periodo della mia vita in cui ho fatto la cameriera in un ristorante, pranzo e cena. Allora, quando vi dicono è stressante stare online, forse non hanno provato a fare i lavori veri, cioè... Mi io sento di parlare a nome di Katy La Torre e di tutti i miei amici. E vorrei che non mi odiaste, ma voglio essere sincera a dirvelo. Noi spesso ci guardiamo e diciamo, ma che vita pazzesca facciamo. Ragazzi, è stressante. Se essere noi è stressante, pensa tutti quelli che fanno davvero le cose stressanti. Essere noi è una botta di culo, ragazzi. È certo. Poi... Cioè, adesso essere noi è una botta di culo. Poi ci sono i giorni che sei incazzata, ci sono mille cose, ma come nelle vite, nessuno ha la vita perfetta. Però veramente, se essere noi è stressante, figurati una con 3 figli e i conti da far quadrare a fine mese. Cerchiamo di, in questa società in cui ormai sono tutti stressati per qualsiasi cosa, cerchiamo di rimettere un attimo in ordine le cose. No, aggiungo che poi questa è una domanda che si può fare a chiunque nella propria vita pensa, cazzo, oggi è veramente stressante la mia vita. E penso che non sia stressante la notorietà quanto il fatto che c'è un senso di responsabilità negato a quella notorietà. Quindi per quanto mi riguarda, per me è stressante il carico di responsabilità, per Cristina è stressante avere 1000 idee al minuto, però questo attiene anche ai nostri caratteri, alla nostra indole, e varrebbe per chiunque di voi, chiunque di noi. Però al contempo sono con una delle mie più care amiche su un palco meraviglioso, sono entrata, avete fatto un applauso che ricorderò per tutta la vita, insomma, intendo dire, poi certo sì, essere esposti sempre a dei risvolti su di te che non pensavi che avesse, è vero, però ripeto, cioè, mi sento di ridimensionare la questione. Quindi fare un reel a settimana, 2 reel a settimana. Sì, non è mortale, non è... difficile, non mortale, mi sento di dirti che... No, poi qui hai 2 esempi di 2 donne che... diciamo fanno un lavoro più ampio che i creator, quindi per me semmai è stressante difatti andare per tutti i giorni in tribunale. Difatti per quello, scusate se posso, la mia domanda nasceva proprio da questo, nel senso che comunque poi dopo avete anche un, cioè
non è solo quello, no? Quindi quello è un aspetto in più che si aggiunge a tante altre io cose. Io credo che la parte più stressante per entrambe sia a volte l'esposizione e la narrazione che fanno di te gli altri. Cioè questa, un po' questa paura sempre che facciano, cioè a me è capitato di uscire di casa e di urlare al telefono, come credo forse capiti a tutti i cristiani nel mondo, non so con chi stavo urlando. Con me, sicuramente. Forse, persona a caso con cui io poi parlo a voce alta. A un certo punto esce un articolo sul giornale di Brescia su di me e sotto c'è uno che commenta: ah, l'ho vista ieri in via Tal dei Tali, urlava come una pazza al telefono. Io mi sono sentita tipo violentata, non so come dirti, cioè non ci ho neanche pensato che qualcuno... Cioè io urlavo al telefono come, ripeto, forse urlate vi capita a tutti, non era come la signora dell'altro giorno che è finita su Trash Italiano, stavo discutendo con qualcuno. E a volte hai questa paura che qualcuno ti veda in un momento per cui si fa un'idea sbagliata di te e tu hai questo terrore di dire, cazzo, magari mi vede in quel momento lì che sto urlando al semaforo e pensa che sono una persona cattiva e non è vero. Farà subito un reel. Come... Però voglio dire, scusami, siccome hai citato questa cosa, voglio dire che quell'esempio di video è un esempio di cattivissimo utilizzo dei social e anche andato in televisione. Non bisognerebbe mai riprendere nessuno in un momento di fragilità e mai farne un esempio di larità, quindi veramente pollice verso, soprattutto perché è ancora lì ed è andato in televisione e noi non sappiamo cosa c'è dietro quella vita e non ne possiamo fare un elemento di derisione. Yeah. Prima di lasciare la parola a Rosy Russo, un ultimo applauso a Katie Latorre, Cristina Fogazzi, grazie. No, esatto. Esatto. Senti, grazie di cuore a entrambe davvero, anche a Katie, perché insomma credo la cosa più bella sia incontrare persone che è vero, vivono la rete, hanno centinaia di migliaia e milioni di follower, ma vivono tutto questo con grande responsabilità. Non è assolutamente una cosa scontata. Quindi grazie di cuore anche per questa testimonianza, perché Parole Ostili lavora proprio per questo. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Allora, si riprende.